Fred Film Radio, sono Matt Micucci dalla 78esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia in compagnia di Masaaki Iwasa, regista di Inu-Oh, presentato qui al Festival. Grazie mille per essere qui con noi. La prima domanda è molto semplice, ma è vero che questo film è ispirato da un personaggio storico che è realmente esistito? この映画のストーリーというのは本当に実話から来ているというのは本当の話でしょうか。実話というのは犬王という能楽師がいて、大変素晴らしい演劇者だったんですけど、その歴史に残ってないというとこ、あまり歴史に残ってないというところから原作者の古川氏が創作した物語が占めています。È vero, perché è esistito proprio un personaggio Inuo, che è un artista di teatro no, che purtroppo non è stato scritto di questo personaggio. È una scrittore, Furukawa, che aveva creato un romanzo su questo personaggio. Ci può spiegare brevemente, magari per chi non lo conosce, cosa sia il teatro no e cosa affascina lei come regista, Non lo sapete artista? forse ないと思うので、non についてちょっとご説明いただけますか。主に死者が出てきて自分の過去の話をするという形で、埋もれた話というか、みんなが知らない話を、実はこうであったとかっていう話をするような演劇。È una forma di teatro che spesso racconta una protagonista, questo personaggio che racconta è morta, ormai defunta, che racconta durante la vita che è vissuto. E quindi molte cose scovano le storie che non ho conosciuto fino a quel momento. その時にコメディアのようになんか仮面をつけて死者は現れる設定です。Questo personaggio morto viene rappresentato con mascherina, quindi un po' come teatro, commedia dell'arte. E lei personalmente cosa la affascina di questo tipo di teatro? E cosa come ne viene ispirato nel suo lavoro da artista, nel suo lavoro personale? いわゆるアーティストとして、クリエイターとして、岩佐氏自身はこの手、えー、脳というものにどの部分に惹かれますか？そうですね、能というのがやっぱり過去の埋もれた人の話を拾うものであって、一緒に出てくる琵琶法師の語りというのもまた過去にあった話を語る話であって、このお話自体が犬王という実在したけど何も語られてない人たちのことを語る映画になると思ったからです。E mi sono trovato molto interessante perché, come avevo detto, la storia che è dimenticata, che nessuno lo sa, viene raccontata attraverso questo teatro. Poi c'è questo l'altro artista che è un suonatore di strumento di arco, si chiama Biwa, anche questo raccontatore, musicista che racconta la storia di passato. E poi questo tema di Inuo, che è un artista di teatro no, che è stato dimenticato nella storia, ma viene scoperto grazie a questa. Diciamo un libro che ho trovato. Quindi tutta questa cosa che a me collega la storia, trovare una cosa che ormai ho dimenticato, ma c'è stato. Devo dire che questo film è spettacolare, è un film d'animazione spettacolare da vedere, ma volevo chiedere anche sulla musica, perché è anche bellissimo da ascoltare, però questa scelta di musica rock, da dove ne viene? このスペクトラスな非常に素晴らしいアニメーションになりますが、またそれを効果的にしているのが音楽だと思います。なぜこのロックというものを選ばれたんでしょうか。やっぱりロックが登場した時のショックっていうのが、彼らがやってる新しい音楽をのショックとに近いと思いましたし、なんかちょっとそういうムーブメントを彼らが起こしたっていうふうな。E credo diciamo, apparizione, una nascita del rock, come dire, una sorpresa di questa nuova forma di musica è equivalente di quel di 600 anni fa, quando queste due che si incontrano, che hanno iniziato a fare questa performance d'arte, è la stessa forza di incontro. Quindi questo mi pensavo che fosse una cosa giusta fa da fare. Grazie mille per essere stato qui con noi. Grazie Dio, ありがとうございました。mille. ありがとうございます。別名で。Questa è Thank you. Fred Film Radio, The Festival Insider.